Che bel click croc. Che bomba. Ciao, bentornati nel canale. Finalmente, dopo diciamo un po' di pausa estiva, anche se pausa non lo è mai perché stiamo lavorando come dei pazzi per i nuovi corsi di PATU licenziamento autunno, quindi il lavoro c'è sempre, non manca mai. Non abbiamo ancora fatto le vacanze, io lo dico. Intanto, cosa importante, se sei nuovo in questo canale, io sono Sheridan di Maffioli e mi occupo solo ed esclusivamente di cucina vegana. Altra cosa molto importante, siamo già a 13.000 passa iscritti, quindi non iscrivetevi più, basta, ci siamo troppi, ok? Dopo non riesco a rispondere a tutti, quindi anzi, se sei iscritto disiscriviti, cioè meno iscritti ci sono, voglio che questo canale rimanga di nicchia, non si deve ampliare, meno, ok? Bene, oggi vediamo una fantastica ricetta di una pizza, ma con una cosa particolare, anzi due cose particolari. La prima: utilizziamo solo mezzo grammo di lievito di birra secco per mezzo chilo di farina. E poi la seconda, ho costruito un lievitatore in modo da poter mantenere la temperatura costante all'interno del lievitatore. In questo caso sarà di 27 gradi e quindi la pizza lieviterà con 27 gradi costanti, perché adesso uno dei grandi problemi di quando arriva l'inverno in casa, tendenzialmente nessuno ha 27 gradi in casa, spero che nessuno abbia 27 gradi in casa, e quindi è più difficile far lievitare bene le cose. Quindi se utilizziamo un lievitatore, poi vi lascio sotto tutti i link dei pezzi che ho utilizzato io, che sono due, per andare a costruirlo, poi semplicemente è una scatola rettangolare di legno con una finestrella, cioè niente di trascendentale, niente di particolarmente complesso, si può fare in casa senza problemi. Utilizzando quindi il lievitatore autocostruito si può mantenere costante la temperatura e quindi è molto, ma molto, molto più facile riuscire poi a far lievitare bene i prodotti, soprattutto in inverno. Tra l'altro, per chi acquisterà il corso piatti unici edizione autunno, avere un lievitatore secondo me sarebbe una grande, fantastica idea, io lo dico, l'ho detto. Partiamo con la ricetta. Bene, qui intanto ho 340 grammi di acqua e 10 grammi di olio, poi qua c'è già dentro un mix di farine, quindi adesso faccio così: aggiungo la farina, aggiungo il mezzo grammo di lievito di birra secco e aggiungo 2 grammi di zucchero, che se vuoi puoi non mettere, ma secondo me è meglio se li metti. Faccio partire. Faccio lavorare questo impasto a velocità bassa per circa 5 minuti. Bene, passati 5 minuti, dove la farina, il lievito, lo zucchero sono tutti belli miscelati, vado ad aggiungere il sale, che in questo caso è ammollato con un pochino di acqua in modo da farlo sciogliere meglio all'interno dell'impasto. Ora aggiungo il sale e aumento la velocità. Lavoro l'impasto adesso così per ancora 6-7 minuti indicativamente. Vediamo che bello che è l'impasto, si sta incordando bene. Bellissimo, mamma mia che bello. Mi raccomando, lasciamo riposare da coperto. Intanto parliamo del mio fantastico lievitatore autocostruito. Questo è il kit che ti lascio sotto nel link in descrizione, che è praticamente questo qua, che è il termometro che serve per regolare la temperatura, e qui in questo caso io l'ho impostata a 27 gradi. E poi qui questo groviglio di cavi, in verità è questo cavo che entra dentro, che è il cavo della sonda, quindi quello che legge questa temperatura qua, e poi questo qui bianco, che è quello che entra, che è la serpentina, la resistenza che per l'appunto si scalda e che poi manda in temperatura il lievitatore. Qui sopra c'è una fantastica finestrella per controllare che l'impasto stia lievitando bene, e qui poi c'è la porta magica che si apre
Praticamente ho fatto così qui. Ho creato uno spessorino dove posso appoggiare sopra la mia griglia, sotto rimane il cavo, che per appunto è quello che si scalda. Non succede niente sul legno perché è un cavo tipo doppio isolato e poi non so se scalderà intorno ai 40 gradi indicativamente. E qui a metà altezza gli ho messo la sonda in modo che non mi misura la temperatura in alto, ma più o meno me la misura a metà. Passati 20 minuti faccio questo lavoro, bagno le punte delle dita, prendo un lato e lo piego così, poi ancora prendo un lato e lo piego così, poi ancora prendo un altro lato e lo piego così, ultimo lato stessa identica cosa, prendo e lo piego. Ora metto sulla pellicola e lo metto nel lievitatore. Lascio riposare l'impasto circa tra le 6 e le 8 ore. Adesso vediamo un po'. Quindi stasera a cena pizza. Naturalmente l'impasto che stiamo vedendo adesso è quell'impasto che non ha maturazione in frigo, che diciamo viene fatto nella giornata. Questo perché? Perché se uno si sveglia la mattina e c'è voglia di pizza, cioè non è che devi per forza sempre pensarci il giorno prima per il giorno dopo. Quindi il concetto è questo: fare un impasto che, non so, sabato o domenica sono a casa, me lo preparo la mattina e so che per la sera è pronto e me lo posso mangiare. Questo è il concetto di questo tipo di pizza che vediamo adesso. Altra cosa importante, teniamo sempre lievito di birra secco, perché così in caso di pandemia non bisogna correre al supermercato. Allora, in verità sono passate 5 ore e mezza, ma l'impasto sta andando così tanto bene che lo vado a fermare. Wow, cioè tutto questo in 5 ore e mezza con la temperatura controllata. Tant'è che secondo me da 0,5 grammi, siccome è il secondo esperimento che faccio col lievitatore, secondo me da 0,5 possiamo scendere anche a 0,3 grammi di lievito e comunque verrebbe su senza fatica proprio. Spettacolo. Ok, adesso la spostiamo, tagliamo e poi la mettiamo in forma. Un pochino di farina sotto, ma veramente uno sputacchietto. Allora, vado a spostare l'impasto. Una delle caratteristiche più importanti che ha questo impasto in questo preciso istante è che anche se è lievitato, è gonfiato, è praticamente perfetto, non sa di lievito di birra. Perché questo è il concetto. Il gusto del lievito di birra non si deve sentire. Bene, bellissimo, bellissimo impasto. Posso fare circa 3-4 pizze, a seconda un po' della dimensione che si vuole ottenere. Io in questo caso ne faccio 4. E proprio divido l'impasto. Un po' a occhio adesso, a casa diciamo che. Voilà, voilà. Ora io faccio questo lavoro, mi spruzzo l'olio sulle mani e si ungerà tutto lo spruzzino, pazienza. Spruzzo anche un po' di olio sull'impasto e faccio questo lavoro. Sì, prendo l'impasto, lo chiudo, gli faccio un paio di pieghe così. Ok. E poi lo vado a sigillare sotto, così. Ok? Quindi ho detto ungo la mano, ungo l'altra mano, ungo l'impasto, gli faccio le pieghette, e dopodiché vado a girare dandogli una forma sferica, cioè a pallina, insomma. Ok? Adesso faccio lo stesso identico lavoro, semplicemente con l'olio vado a spruzzare e a ungere bene la mia teglia. Mi raccomando, teglia, sentiamo, è tolla, cioè proprio è alluminio e anche un po' becero, se vuoi va benissimo. Semplicemente poi prendo l'impasto e lo sposto dentro qui, lo lascio riposare qui all'interno. Poi quando si è disteso un attimo, perché adesso l'ho appena toccato, quindi il glutine si è un attimo innervosito, passati 20 minuti inizia a schiacciarla ed allargarla leggermente.
Stessa identica cosa, con l'altra teglia. Sposto l'impasto, metto al centro. Ok, e poi rimetto in camera di lievitazione. Bene, passati 20 minuti, inizio a schiacciare il mio impasto che adesso si è rilassato. Mamma che bello. Dita bagnate o unte, scegliete, è indifferente. E lo allargo. Anche con l'altro, stessa cosa. Dita bagnate. Che spettacolo. Perfetto. Rimetto nel lievitatore. Bene, la pizza ha riposato. Vado a mettere il pomodoro. La mozzarella vegana, che non ho fatto io. Se volete farla fresca, andate sul canale di Cucare che vi lascio sotto e vi andate a vedere la sua ricetta, che è super facile e super buonissima. Pomodorino fresco. Vado in fornare a 250 gradi per 10-12 minuti, un po' a seconda del forno. Perfetto, la nostra pizza c'è. Ah, questa sono anche riuscito a farla bella scrocchierella sotto. Mamma che bomba. Adesso vado a mettere qualche oliva per andare a finire di condirla ed anche qualche foglia di oregano fresco. Che spettacolo! Se si vuole anche un goccio di olio piccante non guasta mai. Eh? Che bel cric-croc! Che bomba! Bellissima! Io direi che il risultato è ottimo. Ha solo un difetto. Che secondo me il mio forno gli è saltata sotto la serpentina. Infatti faccio sempre fatica a creare la parte dorata sotto. Fatemi sapere voi a casa quando la provate come viene, qual è il risultato, perché sono curioso. Alla prossima video ricetta. www.corsodicucinavegan.com, da lì ti iscrivi ed accedi a un po' di contenuti gratuiti. Ciao!